Bene, io allora inizierei. Dunque, buon pomeriggio, benvenute, benvenuti a tutti e tutte. Siamo al terzo incontro del ciclo di formazione dedicato all'educazione civica digitale a scuola e in biblioteca, offerto dal Sistema Bibliotecario di Fano in collaborazione con il Polo Scolastico 3 di Fano, nell'ambito del settembre pedagogico. Io sono Tommaso Pagliano, nel gruppo di lavoro c'è anche la professoressa Arianna Piermattei, la responsabile del sistema bibliotecario che è Valeria Patregnani, e oggi sono con noi anche Camilla Ridolfi e Francesca Paolucci, che sono due colleghe bibliotecarie della MEMO che ci seguono in regia per la gestione dell'aula digitale. Quindi, come sapete, per questo corso verranno riconosciute complessivamente 25 ore di lavoro, di cui 16 in aula e 9 di studio individuale o di gruppo, a seconda di quello che sceglierete alla fine del percorso. Alla fine del percorso dal quale, appunto, per il quale vi chiederemo anche una prova finale che spiegherò poi nei prossimi incontri. Anche la lezione di oggi, naturalmente, è una lezione in parte simulata e in parte naturalmente dedicata alla metariflessione, per cui alcune cose certamente potranno essere replicate nei vostri posti di lavoro, nei vostri servizi o nelle vostre aule con i vostri studenti, potranno essere replicate così come le vedete fare, o anche eventualmente migliorandole, e mentre naturalmente le parti più generali dedicate alla riflessione intorno alla mappatura delle competenze, ai processi cognitivi che stiamo più o meno tentando di stimolare, di attivare, di far maturare, naturalmente quegli aspetti lì di tanto in tanto interromperanno appunto la simulazione. Ogni incontro ha una sua specificità, in un certo senso, per cui si differenzia dal precedente, però evidentemente c'è un filo conduttore che lega questo percorso di 8 incontri totali, e che è appunto non solo l'educazione civica come quadro, come cornice normativa, no? In cui le tre parole chiave sono Costituzione, sostenibilità ed educazione alla cittadinanza digitale, quindi non solo in quella cornice lì, ma appunto anche relativamente alla competenza informativa, intesa come un insieme di capacità e conoscenze che tutti devono avere, non solo i ragazzi delle scuole, evidentemente, ma anche gli adulti, tutti devono avere per poter agire in maniera consapevole e critica all'interno della società attuale. Quindi è molto probabile che diversi di voi abbiano già visto svolgersi questa lezione in presenza con le loro classi. Mi rivolgo naturalmente soprattutto alle insegnanti e agli insegnanti di Fano, che negli anni scorsi, prima della pandemia, lo facevamo appunto frequentemente, hanno potuto magari portare le loro classi per farvi seguire laboratori sulla valutazione delle fonti e quindi sullo smascheramento delle bufale, sullo smascheramento delle fake news. E naturalmente la pandemia, come ho già avuto modo di accennare negli incontri precedenti, ci ha costretto a convertire quello che facevamo in presenza, utilizzando anche il digitale, ci ha costretto a convertirlo esclusivamente in digitale. Per cui ecco, vedrete che il laboratorio che prima facevamo nella doppia modalità, presenza online, quindi on live, come direbbero i filosofi dell'informazione, adesso invece questo laboratorio proviamo a farlo funzionare solo online. Mi è capitato in questi mesi di chiusura delle scuole, delle biblioteche, di svolgerlo in diverse classi di scuola primaria e secondaria, quindi la
fattibilità, dal punto di vista operativo di questo, del contenuto della lezione di oggi, del tema della lezione di oggi, come dire, vi posso garantire che ha una sua efficacia, una sua, si può realizzare tranquillamente. Quindi si può realizzare con bambini e si può realizzare con ragazzi e eventualmente anche con adulti, come proverò a fare tra un attimo anche con voi. Dunque, condivido prima di passare all'inizio, diciamo, prima di iniziare la lezione, quindi di entrare in simulazione, e condivido con voi nella chat il link al registro delle presenze. Lo condivido ora perché poi è probabile che alcuni di voi dovranno eventualmente anche disconnettersi perché hanno dei collegi docenti. Molti docenti oggi non sono presenti, soprattutto di Fano, per via appunto di un collegio, insomma, che li vede impegnati. Però io intanto metto dentro la chat il link al form, che adesso per comodità vi faccio vedere anche condividendo lo schermo, così se qualcuno dovesse avere dei problemi poi può contattarci per mettere a posto la situazione. Vado in condivisione da subito perché poi dopo appunto inizio la lezione. Dunque, come vedete, questa è la pagina, questo è il modulo dove vengono raccolte le vostre risposte che man mano che appunto vengono inviate, il contatore mi consente di visualizzarle qua. Naturalmente la vostra risposta equivarrà anche alla conferma della presenza quest'oggi. Ultimo aspetto, cioè ultima questione prima di andare a cominciare la lezione, il video viene registrato e messo disponibile sul canale YouTube della Mediateca Montanari. Gli altri due incontri sono già disponibili eventualmente e poi nelle varie condivisioni dei prossimi giorni continuerò, insomma, a sollecitarvi a mettervi tutto a disposizione. Bene, mentre qualcuno di voi risponde al registro presenze, però io adesso parto con la lezione di oggi e parto subito con un brainstorming, perché di fatto la lezione in presenza o a distanza, soprattutto questo tipo di lezione, è bene cominciarla direttamente con un brainstorming. Per fare ciò, come ormai vi sarete abituate, apro un browser che nel mio caso è Opera, e cerco dentro al mio motore di ricerca Mentimeter. Anche questa è una piattaforma che ormai vi sarete abituati a consultare. Mentimeter è una piattaforma che consente di fare delle presentazioni online o delle slide collaborative. Per cui io adesso creerò con voi una lavagna, una slide, nella quale vi farò una domanda e voi potrete rispondere. Come vedete, per creare la lavagna, mi basta, dopo essermi registrato, vi basta cliccare sul pulsante Nuova presentazione e mettere un nome alla slide, la chiamo valutazione, creo la presentazione. A questo punto dovrei avere abbastanza rapidamente la disponibilità di un pannello di controllo nel quale vedete al centro lo spazio bianco in cui raccoglierò le vostre risposte e sulla destra l'elenco delle opzioni di visualizzazione delle vostre risposte. Come per gli altri incontri, anche oggi in apertura utilizzo la funzione nuvoletta di parole. La nuvoletta di parole la costruiremo a partire dalle vostre risposte a questa domanda: cos'è una bufala? Come
possibilità di risposte, vi do addirittura la possibilità di inserire fino a 5 risposte alla volta, e risposte che poi potete replicare più volte, ecco, dopo aver spuntato anche questa funzione sotto extra. Bene, come fate a rispondere a questa domanda? Cos'è una bufala? Vado in presentazione e come vedete in alto vi compare l'indirizzo www.menti.com, che è l'indirizzo che voi dovete digitare in una nuova scheda del vostro browser. Dopodiché vi verrà chiesto di inserire un codice. Il codice è 9280740. Per comodità faccio la dimostrazione insieme a voi. Apro una nuova scheda del browser, scrivo www.menti.com, do invio, inserisco il codice, clicco su Submit, dopodiché vedete ho la possibilità di inserire fino a 5 parole più o meno lunghe e inviarle. Man mano che voi rispondete a questa domanda, le vostre risposte verranno visualizzate nello spazio bianco che vedete presentato. Se ci sono dei problemi, naturalmente scrivete in chat o al limite potete anche accendere. Ecco, no, vedo che comincia ad arrivare qualche risposta, quindi è solo questione di qualche secondo di pazienza. Questo tipo di software l'ho utilizzato anche con bambini di terza elementare. Ve l'ho già accennato, ma lo ripeto perché è veramente facile. Dopo la prima, la seconda volta che lo si utilizza, diventa un gioco da ragazzi. Un gioco da ragazzi anche per coinvolgere dei bambini che eventualmente le prime volte si faranno dare una mano dai genitori, ma insomma, dopo 3 o 4 volte diventano sufficientemente autonomi nell'uso della tastiera, anche del mouse eventualmente. Quindi le risposte cominciano ad arrivare. La domanda è: che cos'è una bufala? E qua le risposte sono per ora tutte notizia falsa, notizia non verificata, una notizia fuorviante, sembra vera, inganno, falsità, notizia falsa. Ecco, io chiedo a voi, e come chiederei anche ai ragazzi, di cercare di cogliere le 50 sfumature di bufala, perché naturalmente questa parola ha più significati, ha più significati, e quindi, ecco, vedete, è comparsa a un certo punto anche la mozzarella. Una bufala è una mozzarella. Ma più precisamente, una bufala sarebbe ancora un'altra cosa, sarebbe. E ancora non viene fuori naturalmente il significato, diciamo, originario di questa parola, se non altro. Il significato originario di questa parola è la femmina del bufalo. Una bufala è la femmina del bufalo. Quindi, generalizzando ancora di più, la bufala è un animale, no? Un tipo di mucca, certo, è un tipo di mucca. E va bene, con questo esercizio naturalmente si riesce a lavorare bene anche in presenza con una lavagna a fogli mobili o con una lavagna tradizionale con i gessetti. I bambini si esprimono e voi naturalmente riportate le loro risposte sulla lavagna in maniera più o meno ordinata, classificata, se lo volete. Questa forma di presentazione vale anche con una LIM. In classe i ragazzi, i bambini, i ragazzi che abbiano dei dispositivi connessi possono naturalmente rispondere in diretta anche dentro la classe, voi sulla LIM visualizzate le loro risposte man mano. Quindi potete giocare su tantissimo sul lessico. L'accesso alla piattaforma in questo momento è anonimo naturalmente per voi. Voi non potete sapere esattamente le risposte da chi sono arrivate, no? Però è chiaro che potete fare una valutazione sulla padronanza lessicale della vostra classe. Sono già arrivate ben 19 risposte, considerando che oggi l'aula non è
non è piena come le altre 2 volte, penso che sia già un buon numero di risposte e come esempio mi fermerei qua, ecco, perché ho bisogno naturalmente di fare con voi qualche riflessione e poi di continuare il lavoro collaborativo sulla valutazione appunto delle fonti informative. Bene, vedo che non arrivano più risposte, le 50 sfumature di bufala sono arrivate, la risposta più gettonata è stata notizia falsa, la bufala è una notizia falsa, ma abbiamo detto dal punto di vista biologico è innanzitutto un animale che è un tipo di mucca, è la femmina di un bufalo. Allora, com'è possibile che un animale così generoso che fa una mozzarella così buona abbia una reputazione talmente pessima appunto da scatenare vere e proprie caccia alla bufala, no? Intese come caccia all'informazione, alla notizia falsa. Com'è possibile? Questo è un gioco che voi potete fare naturalmente con i vostri allievi, chiedere a loro se sanno qual è l'origine naturalmente di questo slittamento di significato, da animale che fa mozzarelle buone, insomma, a notizia falsa. E questo slittamento semantico è naturalmente dovuto ai motivi che ci spiega niente di poco di meno che l'Accademia della Crusca, ecco, quindi tiriamo fuori, come dire, il vocabolario dei vocabolari più prestigioso di tutti. E secondo appunto la Crusca, bufala deriva dall'espressione menare per il naso come una bufala, ovvero portare a spasso l'interlocutore trascinandolo come si fa con i buoi e i bufali, per l'anello attaccato al naso. Ecco. Tutte le volte che noi condividiamo una notizia falsa senza neanche esserci presi la briga di verificarla, ci comportiamo sostanzialmente come questi animali, che hanno attaccato un anello al quale l'allevatore lega la corda e che gli consente appunto poi di trascinarli, di portarli in giro facendogliela sostanzialmente sotto al naso, no? Ecco, anche in maniera piuttosto fastidiosa e dolorosa, penso, per l'animale e talvolta anche per noi stessi quando ci comportiamo appunto un po' acriticamente, prendendo per buone delle cose non vere. Allora, questo è il significato di bufala. È interessante lavorare con i ragazzi, con i bambini, con i ragazzi, su questo, sull'origine dei significati, sull'origine della parola e quindi sul lessico. Il lessico, naturalmente, intorno al tema della valutazione dell'informazione, quindi intorno anche allo spirito critico, che è indispensabile esercitare, il lessico si arricchisce naturalmente anche di altre definizioni. Io non entrerò adesso nel dettaglio della disinformazione, piuttosto che del falso, inteso come falso storico, falso letterario, falso scientifico, Ognuno di questi falsi ha una sua storia immensa alle spalle. È interessante, penso, anche dal punto di vista dello studio letterario, dal punto di vista della storia, del folklore, dal punto di vista anche sì, scientifico, analizzare il tema delle leggende metropolitane, che poi in realtà il punto di partenza, cioè le bufale. Una volta erano le leggende metropolitane, erano delle vere e proprie storie raccontate soprattutto per via orale, poi quando naturalmente i mezzi di comunicazione sono aumentati, oltre l'oralità appunto sono arrivati anche altri mezzi, queste leggende si sono trasmesse anche tramite i libri, tramite poi la radio, tramite video, eccetera. E una volta si presentavano sotto forma di leggende metropolitane, quindi sostanzialmente mantenendo la struttura poi di qualsiasi racconto, no? Legandosi alla tradizione, diciamo, della narrazione di storie, dei racconti di storie. Erano dei racconti naturalmente inverosimili che venivano fatti una volta per spaventare, per mettere un po' di inquietudine o per gioco, insomma,
agli ascoltatori. Bene, come sappiamo, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 decenni, è esplosa letteralmente questo tema delle fake news. Negli ultimi 5 anni è diventato proprio forse l'argomento dominante a livello mondiale. Una volta, appunto, era limitato era comunque limitato a parti della società, o parti comunque della vita, diciamo, quotidiana di ognuno, che no, non erano certamente totalizzanti. Quindi, ripeto, è utile lavorare sulla definizione, naturalmente, di falso, di bufala, eccetera. Bene, adesso con voi voglio, come dire, continuare a fare brainstorming, proponendovi un'attività collaborativa, la stessa appunto che propongo ai ragazzi in presenza o online. È chiaro che essendo adesso online il mezzo è diverso da quello che normalmente farei utilizzare in presenza fisica, intendo. Allora, come funziona adesso il brainstorming? Come funziona la collaborazione? Vado sulla scheda del corso che ho sempre salvato dentro Google Drive, ormai voi ci avrete fatto anche l'abitudine, cioè sapete che questa cartella Educazione Civica Digitale è diventata un po' il contenitore dei materiali che produciamo durante la lezione, che comunque vi faccio vedere. L'ho postata sia sulla Classroom e ve l'ho inviata. Vi ho inviato l'indirizzo, credo, anche via mail, comunque è facilmente raggiungibile. Dentro questa cartella, come per gli incontri passati, creo una lavagna, tramite che cosa? Tramite il software Jamboard, che abbiamo detto si può attivare, è una lavagna sostanzialmente, si può attivare cliccando sul pulsante nuovo in alto a sinistra, e scegliendo nel sottomenu la voce Google Jamboard. Allora, Google Jamboard è una lavagna che consente appunto di fare diversi lavori in modalità collaborativa. Allora, per potervi invitare a collaborare ho bisogno o di mandarvi un'email, cosa complicatissima in questo momento, oppure, molto più facile, vi posso mandare il link alla lavagna, questo che trovate in alto sul browser. Lo farò tra un attimo però. Dopo aver impostato il lavoro di brainstorming, che vi faccio vedere in diretta, così poi voi deciderete se prepararla prima la lezione, dura per la vostra lezione questa fase qua, oppure prepararla in diretta. Io la faccio in diretta perché comunque è un lavoro abbastanza semplice. A differenza che per le lezioni passate in cui vi mettevo un post-it, vi mettevo un post-it e poi voi rispondevate alla domanda. Stavolta non metto del testo, non metto un post-it con del testo alfabetico, metto un'immagine, anzi ne metto più di una, a dire la verità. Allora, per mettere un'immagine dentro la lavagna condivisa, devo cliccare sul pulsante, questo a sinistra, immagini. Posso caricare l'immagine dal mio computer oppure posso addirittura cercarla su Immagini di Google o su Google Drive o nella cartella delle foto. Io ho scelto di tenere le immagini oggi dentro il mio computer. Quindi seleziono File dal dispositivo e sul mio computer, nella cartella vero o falso, ho alcune fotografie. Comincio dalla prima a caricarle dentro Jamboard. Allora, vedete, caricare un'immagine dentro Jamboard è un gioco da ragazzi. L'immagine adesso al centro della pagina, questa è una fotografia alla quale poi io vi chiederò tra un attimo che vi chiederò tra un attimo di commentare. Però prima però ho bisogno di caricare anche le altre fotografie che voglio mostrarvi. Come faccio? In alto al centro della pagina ho questo simbolo 1/1 che, se cliccato, mi visualizza praticamente un'anteprima della lavagna che ho aperta, ma anche i simboli, vedete, più sui lati. Clicco su più, questo sostanzialmente mi consente di aggiungere un frame vuoto.
Di frame ne aggiungo fino a 6, perché mi servono 6 lavagne. Quindi adesso sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Vediamo se me la fa aggiungere. Vabbè, l'aggiungo da qui. Ok, allora la prima lavagna contiene questa fotografia. Nella seconda lavagna carico un'altra fotografia. Carico questa. Vediamo quanto ci mette a caricarla, non ci mette molto. Bene, dopodiché passiamo alla terza e carichiamo anche un'altra fotografia. Voi intanto cominciate, come dire, a pensare che cosa queste fotografie potrebbero significare in questo momento, Perché sostanzialmente io adesso mi sto mettendo nei panni del bufalaro, cioè ovvero dell'allevatore di bufale, che vi vuole portare in giro, che vi vuole appunto mettere una corda attaccata all'anello che avete al naso, e vi può portare in giro. Ma potrebbe essere anche vero, non è escluso naturalmente che qualcuna di queste immagini sia vero. Adesso starà a voi naturalmente scoprire e dichiarare eventualmente se si tratta di cose vere o false, e di proporre la vostra riflessione. Bene, ho caricato 6 immagini. Adesso, se clicco qua sulla barra sempre in alto, vedete, riesco ad avere anche le anteprime. Nella prima immagine ho questa scena, nella seconda c'ho quest'altra, nella terza questa, quarta, quinta e sesta. Allora, chiedo a voi, di esprimere un punto di vista su queste fotografie. Si tratta di cose vere, si tratta di cose false? Cos'è che dal punto di vista materiale dell'immagine potrebbe non andare bene? Cos'è che potrebbe non andare bene dal punto di vista del contenuto? Quindi vi chiedo di fare un'analisi grammaticale dell'immagine, anche volendo, no? Ecco, come fate naturalmente a rispondere? Le risposte dovranno essere mandate in questo modo. Cliccate su nota adesiva, scrivete la vostra risposta, salvate e la vostra risposta comparirà intorno alla fotografia. Vi chiedo naturalmente di esprimervi su tutte e 6 le foto. Voi siete una classe adesso di una 20-25 persone, quindi una simulazione direi quasi realistica. Come faccio a farvi rispondere? Copio in alto l'indirizzo col tasto destro, lo copio. Vengo nella chat dove stiamo lavorando insieme, incollo l'indirizzo, lo invio, voi ci cliccate sopra e entrate nella lavagna condivisa e cominciate a dare le vostre risposte. Già le altre volte l'avete utilizzato, Jamboard, quindi non dovrebbe essere particolarmente complicato. Con i ragazzi, ripeto, basta davvero la prima mezz'ora di esempi, poi dalla volta successiva diventa per loro un'abitudine. E entrate in modalità anonima, quindi non vi spaventate, rispondete, cioè non vi spaventate, rispondete quello che vi pare, ecco. Se siete in una classe di ragazzi potrebbe anche succedere appunto che qualcuno si comporti, tra virgolette, male, scriva, ne approfitti per scrivere delle cose non pertinenti, però ecco, la cittadinanza è anche questa, l'educazione civica digitale è proprio questa cosa qua, imparare a stare online rispettando in qualche modo l'etichetta cioè diciamo il comportamento che viene richiesta dalla community. Se qualcuno di voi ha dei problemi, lo faccia sapere, lo segnali nella chat, finora siamo in 10 visualizzatori. Per rispondere, ripeto, cliccate sul pulsante immagine sulla sinistra e mandate le vostre non immagine, scusate, sul pulsante nota adesiva, chiedo scusa, e mettete le vostre risposte. Man mano che voi le inserite, queste compariranno sulle lavagne. Allora, si tratta di cose vere o si tratta di cose false? Cosa c'è che non va secondo voi in queste immagini? Eventualmente, quali sono le caratteristiche di queste immagini dal punto di vista materiale e dal punto di vista del contenuto? Non
non arrivano ancora risposte. Non abbiate timore, rispondete. I ragazzi di solito quando vedono queste cose naturalmente cominciano, la collaborazione è, diciamo, totale. Arrivano risposte di ogni tipo, naturalmente, dalle più... Per me è solo in visualizzazione, non modificabile. Il file è in sola visualizzazione. Ah, grazie. Allora, vediamo un po' che cos'è che non va su questo jam. Allora, vediamo. È strano perché la cartella in realtà è in... La cartella... Ah, chiedo scusa allora, ecco, vedete questo, anch'io non vedo le note. Ah, ho capito. Allora, abbiate pazienza, perché tanto gli altri li abbiamo utilizzati, così non vorrei dipendesse dal fatto di non avergli dato il nome, ma non penso, no? Vediamo un po', fake, no? Ok. Vediamo un po'. È strano perché condividi. Devo andare a cambiare i permessi su questo file. Ah, ok. Forse state vedendo anche come cambio i permessi. L'ho messo in modalità editor. Vi rimando a questo punto. Facciamo così. Chiudo un attimo, lo chiudo un attimo, e lo riapro, così eventualmente mi aggiorna. Mi aggiorna, eccoci, quindi copio, vado nella chat e incollo nuovamente l'indirizzo sperando che voi abbiate la funzione edit. Riprovate per favore. No, questo purtroppo... Ah, ok, adesso fa. È un mio piccolo errore nella preparazione della lezione, ma è imprevisto perché in realtà abbiamo già lavorato nelle lezioni scorse, sempre con la stessa cartella, quindi non c'era motivo di aspettarmi una sorpresa di questo tipo, eh. Però evidentemente succede, ho sbagliato qualche cosa, non ho previsto qualche cosa, va bene, pazienza. Quindi adesso potete rispondere però. Non riuscite a rispondere neanche ora? Eh sì, però ok, adesso funziona, ma riuscite a mandare le risposte? No. Ah sì, oh eccoci, meno male, meno male. Cominciavo un attimo a preoccuparmi. Allora, le prof che hanno già assistito a questi laboratori in presenza sanno già naturalmente quali sono gli esiti. Però adesso è importante vedere come può funzionare online questo lavoro di collaborazione nella valutazione della fonte. Le immagini sono sempre le stesse, ma naturalmente voi potete scegliere qualsiasi immagine, qualsiasi testo. Scegliete anche altri colori eventualmente, dei post-it, non è necessario metterli gialli, potete anche utilizzarne degli altri per renderli un po' più colorato. Ok, vedo che sul drago i draghi non esistono, e chi lo dice che non esistono i draghi? Questa fotografia dimostra esattamente il contrario. Questa fotografia ha smentito centinaia, migliaia d'anni di pregiudizi intorno a questi animali. Il cacciatore non sorride davanti alla preda abbattuta, ma lo usa come trincea per sparare. Ecco. Sì, naturalmente i ragazzi quando vedono queste cose, poi dopo la loro fantasia, diciamo, si scatena. Vediamo un po' su questi che sono in fuga. Immagine abbastanza realistica. Ma questo è vero, in realtà è una foto anche che è entrata nel Guinness dei primati. È solo che appunto bisogna... Cioè il punto è vero, è falsa, no? Un po' qualcuno si è interrogato, io la risposta naturalmente la so, la risposta esatta la so,
però non ve la dico, insomma, ecco, la lascerei scoprire a voi eventualmente. Scena vera, esatto. Ah, ma poi tra l'altro ultimamente non si parla altro che di orsi che attaccano gli umani, quindi vedo che ci sono qua dei cosi in più, delle lavagne in più che non servono, le tolgo, così rendo anche l'ambiente, diciamo, più, spero, fake. Ecco, è giusto, beh, sempre bene sperare, sì, che è una cosa. Ma qua ha fatto una brutta fine il signore lì che si calava dall'elicottero. Vediamo un po'. Direi che le proporzioni sono esagerate, ma in Australia tutto è possibile. Ah, perché siamo in Australia? Questo è interessante, capire da che cosa si deduce che siamo in Australia. Certo, se voi avete già fatto una ricerca, potreste anche aver trovato delle risposte, no? Ragno gigante, i ragni hanno 8 zampe. Questo dal punto di vista scientifico. Ma naturalmente qua la scienza la mettiamo sotto stress, noi, quindi. Vediamo un po', il cacciatore non è vestita in maniera camouflage. Ecco, il facocero non ha le zanne. Ah, ok. Il cacciatore non so, questa l'avevo letta. Il cinghiale è sfocato. Ecco, l'analisi grammaticale dell'immagine, cioè, naturalmente riguarda il contenuto, la scena. La scena può essere smontata in scene, sottoscene, no? Per cercare anche un po' di capire se c'è una montatura, no? E lavorare con le immagini è forse più complesso che lavorare con i testi, eh? Decodificare delle immagini, in un certo senso, può essere più complesso di un testo, cioè un testo troppo manipolato, eventualmente proprio dal punto di vista materiale poco credibile, magari risalta subito agli occhi. Con l'immagine invece, vedete, non è facile dare delle risposte sicure. Infatti qualcuno vedo che risponde, spero fake, scena di un film contraffatta a computer. Vedo che c'è un po' di incertezza. Chiaramente un fotomontaggio. Chiaramente da che cosa lo deduciamo che è un fotomontaggio? Cioè, quali sono gli aspetti di materialità che testimoniano che si tratta di un fotomontaggio? Qualcuno dice difficile stabilire. Ne hanno trovati a bell'occhi di questi animali qua, ne hanno trovati qua vicino. Per chi non è della zona, naturalmente, bell'occhi non gli dirà nulla, ma per i fanesi penso che sia abbastanza. Che sia abbastanza, come dire, singolare questa cosa, sapere che da quelle parti le cose si stanno mettendo un po' male. Allora, vediamo un po', ci sono essere inesistente, essere fantastico, va bene, questa storia dei draghi, sono tutti convinti. Sembra verosimile, ma quanti cavalletti ha il fotografo? Scena e sottoscena, quindi, no? La scena sembra verosimile, la sottoscena comincia a diventare un po' strana. Vediamo qua. Spero per gli abitanti della casa sia un fotomontaggio, ma se mi trovassi un ragno così sul muro di casa non perderei tempo a fotografarlo. Ma magari questa fotografia qua ha vinto il premio fotografia più bella del mondo di tutti i tempi, eh? Non lo sappiamo questo adesso. Quindi. Scusate, no, ho sbagliato, sono uscito fuori. Chiaramente spropositato, sembra un brutto oggetto decorativo. Allora, no, devo andare avanti da qui, vediamo un po'. Ok, l'immagine sembra modificata. La schiuma del mare nasconde la linea che c'è tra l'acqua del mare e lo squalo, quindi facilmente modificata. Ecco, dal punto di vista, deve essere chi ha risposto, deve essere qualcuno che ne sa di grafica, naturalmente. Allora, è facile distinguere le caratteristiche di un roditore unite a quelle di un serpente, quindi è stato fatto un fotomontaggio tra questi due tipi di animali. Ok, ma i topi, cioè i serpenti mangiano i topi? O no? O sono amici? Topo con corpo di serpente. Ecco.
Immaginatevi anche, provate a mettervi nei panni dei vostri allievi, ai quali avete sottoposto questa immagine, provate ad immaginare appunto che tipo di risposte potrebbero dare, anche che tipo di suggestioni eventualmente potreste instillargli, perché adesso queste sono immagini tutto sommato, come dire, condivisibili, si possono condividere più o meno a qualsiasi età, ecco, e forse eviterei a bambini troppo piccoli di fare vedere a bambini troppo piccoli serpenti o cose, se reputiamo che siano troppo, i bambini siano troppo sensibili. Ecco, ma immaginatevi, possono esserci anche immagini molto più cruente, molto più, come dire, molto più complesse, di queste che vi ho sottoposto io. Quindi provate ad immaginare i vostri allievi che tipo di risposte potrebbero articolare, perché sono risposte tecniche, risposte scientifiche, risposte, come dire, legate anche alla sensibilità, no? Ognuno di noi esprime pregiudizi, esprime preconcetti, si esprime basandosi sul senso comune, ma il senso comune talvolta è totalmente irrazionale. Quindi sono tutte riflessioni che io naturalmente vi propongo adesso così un po' anche a braccio, ma vi servono, come dire, come spunti per le vostre lezioni. Poi, un bambino potrebbe pensare, è l'incrocio tra un topo e un serpente, ma nei ragazzi più grandi dovrebbero intuire che l'unione del genere è impossibile. Dovrebbero intuire che è impossibile perché per ragioni scientifiche, presumo, no? Però qua la scienza ultimamente, come dire, è messa davvero sotto stress. Non è affatto scontato che le ragioni scientifiche siano quelle da un fotomontaggio, l'aggiunta della testa del topo appare anche omogenea rispetto al colore del corpo del serpente, ma la codina stona. Da tutto il resto emerge come un in più. Ok, va bene, va bene. Ripeto, a me interessa stimolare la vostra riflessione dal punto di vista del contenuto, quindi del significato, dal punto di vista dell'aspetto, quindi della materialità. Dal punto di vista del contenuto abbiamo scene, abbiamo sottoscene, abbiamo, come dire, elementi che possono essere anche disaggregate, cioè l'analisi dell'immagine, cosa comporta analizzare l'immagine? Scomporla, no? Separare i vari elementi e vedere che tipo di relazione c'è tra questi all'interno dello scenario, del contesto. Dal punto di vista della materialità, naturalmente ci sono aspetti tipografici, aspetti insomma grafici più in generale, appunto, che riguardano poi magari la prospettiva, l'inquadratura, eccetera. Quindi io vedo che qua le risposte sono comunque tante. Se vi facessi vedere l'esito del brainstorming con dei ragazzi, naturalmente non si discosterebbe molto dal vostro. Avete collaborato molto bene anche voi, vedo che le risposte comunque ci sono, quindi evidentemente l'esercizio può essere anche stimolante per degli adulti. Jamboard lo stiamo utilizzando per simulare lezioni da fare nelle scuole, quindi da rivolgere ai giovani, però in realtà Jamboard è una lavagna che può essere utilizzata anche in un'azienda che debba progettare qualche cosa, debba fare la valutazione di un prodotto, di qualsiasi cosa, e naturalmente può raccogliere le opinioni del personale anche con questa modalità. Quindi Jamboard in realtà è una lavagna utilizzabile in molti ambienti e non solo quelli scolastici. Vi dico queste cose naturalmente giusto a titolo così di riflessione più generale. Questa lavagna è di troppo, quindi io la vado adesso ad eliminare, così manteniamo sempre in ordine la stanza. Vediamo, c'era un'altra risposta? Ah no, cos'è? Scena di un film contraffatto a computer, no, questa l'avevamo già vista.
Va bene, non mi sembra che ci siano altre risposte. Questa è verosimile, scena vera. Quali i maggiori dubbi sono sui fotografi? Questa storia degli orsi deve aver fatto, può, deve averci suggestionato. Dunque, se fossi in classe fisicamente con i ragazzi, il commento a queste voci chiederei di farlo sotto forma di oralità. Gli farei organizzare un discorso di 2 o 3 minuti durante il quale sarebbero tenuti a presentare la riflessione fatta individualmente o in gruppo. Se siamo online in un ambiente come questo, io non posso chiedere di intervenire oralmente, perché se accendiamo i microfoni più di 2 persone alla volta non si capisce poi niente. Quindi evidentemente l'oralità online va gestita con una regia preliminare che stabilisca i turni. Quindi è un po' più complessa, però nessuno impedisce naturalmente di assegnare una fotografia a gruppi di 3 o 4 ragazzi anche online e di chiedere di attenersi alla fotografia che gli è stata assegnata. Soprattutto con la Classroom, dove voi avete magari gli indirizzi anche dei ragazzi, quindi potete invitarli in chiaro e non in modalità anonima come ho fatto io, voi potete tranquillamente assegnare una fotografia ad ogni gruppo e poi chiedere che il referente del gruppo accenda il microfono e spieghi che tipo di riflessione eventualmente hanno fatto a parte, insomma, in un altro in una sottochat, chiamiamola così, ecco, o in una lezione. Cioè, scusate, questa è una lezione che io vi propongo come lezione singola. In realtà, un lavoro del genere può essere svolto anche su 2, 3, 4 lezioni. Cioè, valutare le fonti informative è un lavoro educativo che richiede tempo. Non basta fare una volta sola la valutazione, solo un tipo di fonte, bisogna valutare tanti tipi di fonti e quindi il lavoro è davvero enorme e quindi ciò richiede tempo. I gruppi di lavoro voi potete organizzarli quando pensate magari di sottoporre ai ragazzi più fonti da confrontare. Ora vedete però, se voi tutto questo tempo non ce l'avete da dedicare alla valutazione delle fonti, volete fare un piccolo laboratorio, questo già vi consente in 50 minuti, 60 minuti di fare una lezione che ai ragazzi rimane impressa e soprattutto li stimola ad essere collaborativi. Questo sono sicuro, appunto, potrei mostrarvi i lavori precedenti. I ragazzi e i bambini sono sempre stati davvero molto ricchi di espressività. Bene, allora ognuno di voi ha dato delle risposte più o meno, insomma, delle risposte a partire dal suo punto di vista. Ecco, se io vi dovessi dare la mia opinione, adesso è la mia opinione è che tutte queste scene sono vere e che dei vostri punti di vista, francamente, non me ne importa nulla, non me ne importa. Se mi trovassi su un social, probabilmente, a partire da questo mio preconcetto, pregiudizio, chiamatelo come vi pare, o eventualmente anche da questa mia verità, potrei anche far partire una rissa, come dire, una discussione che poi degenera in rissa e quindi a male parole, no? E in realtà adesso io, vabbè, come dire, dei vostri punti di vista mi importa poco, però vabbè, apro una nuova lavagna, qua, bianca, e chiedo a questo punto di rispondere a una domanda. Stavolta vi faccio una domanda. Una domanda esplicita. Allora, che cosa fareste per dimostrare il vostro punto di vista? Cioè, come dire, adesso io vi faccio questa domanda in questo modo, potrebbe essere formulata anche con parole diverse, però. Ecco, che cosa fareste per dimostrare che si tratta di una cosa vera o di una cosa falsa? Cioè, che cosa fareste per dimostrare quello che avete espresso, l'opinione che avete espresso nelle lavagne precedenti? Cioè, se pensate si tratta di una cosa falsa, che cosa fareste per dimostrare che quella fotografia è falsa? Cioè, che tipo di procedimento utilizzereste? Che tipo di
di ragionamento, da dove partireste e dove finireste eventualmente, quali sono i passaggi intermedi che si fanno nella valutazione di una fonte come quella che io vi ho sottoposto. Immagini impressionanti, il cinghiale è troppo grande. Bene, fino a qui avete espresso opinioni, sì, alcuni anche un po' articolati, altri basandosi solo sulla percezione, diciamo, ma molto spesso appunto quello che sembra non è quello che è. La filosofia è nata per dire, no, no, rispondete per favore, non dentro la chat, rispondete su questa lavagna, vi prego gentilmente di aggiungere i post-it, intorno alla domanda che vi ho fatto, di esprimere i vostri punti di vista, cioè non i vostri punti di vista, le vostre strategie, le vostre metodologie di valutazione della fonte, no? Di verifica e valutazione della fonte. Vedo che continuate a scrivere in chat, vado a controllare. Ok. Ah, il link, qualcuno rivuole il link, io lo metto su, naturalmente. Sì, avete ragione, se qualcuno si è perso il link. Eccolo, l'ho mandato, eh. Ecco, le risposte cominciano ad arrivare, siccome si sovrappongono io naturalmente le scorporo, mostrerei qualcosa a sostegno della mia tesi aprendo un'enciclopedia. Adesso, dopo che avete seguito il primo corso, no, vabbè, farei una ricerca per immagini in Google per verificare la presenza di questa foto su altri siti. Nel caso di immagini, cercherei altre immagini che ne dimostrino la veridicità. Provate ad esprimere anche, a rispondere anche un po' per punti, tipo passo 1, passo 2, passo 3. Cercate di tradurre sotto forma di canovaccio, di script, la procedura che utilizzereste. Ricerca con immagini sul web. Naturalmente voi siete adulti, siete già professionisti, lavorate, quindi sapete già, avete già delle strategie. I vostri ragazzi non è affatto detto che abbiano delle strategie, eh? Per fare una verifica della fonte fotografica che io vi ho sottoposto. E ripeto, valutare una fonte fotografica è un lavoro difficilissimo dal punto di vista sia tecnico che semantico. Non è affatto semplice decodificare un'immagine. Altre risposte? Vedete, finora abbiamo comunque lavorato solo in maniera collaborativa, è passata quasi un'ora e siamo oggi, non ho, cioè ho parlato sempre, ma ho parlato per commentare più che per intrattenervi. Chiedo ad un adulto se questa immagine potrebbe essere reale. Ecco, questa è già una risposta, soprattutto sulle fake news. Abbiamo perso l'abitudine, cioè noi abbiamo perso. Abbiamo perso l'abitudine a chiedere a chi ne sa più di noi, diciamo, ecco. Quella sarebbe sempre una buona strategia. Bene, vabbè, risposte non ne arrivano più. Ci sono ah no, invece ne arriva un'altra. Devo avere pazienza, abbiate. Devo avere pazienza io. Verificherei la fonte. Ok. Ricercherei immagini similari, mi confronterei con qualcuno che ne potrebbe sapere qualche cosa di più. Sì. E già vedete, così è già un po' più articolato, certo. Quello io vi chiedo di descrivere un procedimento un po' più articolato, perché poi è quello che presumo che voi andrete a spiegare ai vostri allievi, no? Cioè, se già avete la strategia di... Gli esperti lo chiamano debunking, fact-checking, se già la conoscete una strategia, no? Esprimetela perché poi è quella che probabilmente vi servirà per lavorare con i vostri ragazzi. Io provo solamente a fare, come dire, a farvele ritornare in mente le cose che già avete. Ce l'avete già nella testa, voi siete adulti, molte cose le conoscete già, ma magari non ci avete mai riflettuto in dettaglio. Vi aiuto socraticamente, diciamo. Dai.
Indago chi è l'autore della notizia. Due, indago se è stata postata da altri tre. Confronto. Da altri tre. Ah no, da altri tre. 3.3 confronto, sì. Eh sì. Analisi, confronto e sintesi. Questa è la base, diciamo, del lavoro sulle fonti informative. Arrivata un'altra risposta. Farei una ricerca per immagini su Google, poi trovata la foto, verificherei la fonte dalla quale è stata pubblicata. Bene, questa è una risposta esperta. Va bene, allora sono quasi le 4. Vi lascerei 5 minuti di pausa. Dopodiché parto con farvi vedere alcune cose. Nella seconda parte proverò a farvi degli esempi, soprattutto su come magari si comportano i ragazzi quando hanno a che fare con delle fonti discutibili. Io intanto vi ringrazio, lascio in condivisione qua, perché se qualcuno dovesse continuare a rispondere, naturalmente ci potrà servire anche quando riprendiamo. Sono le 15:58, riprendiamo alle 16:05 puntuali, va bene? Bene, riprendiamo, sono le 16:05. Approfitto subito per condividere lo schermo e fare un breve riepilogo. Allora, siamo partiti con un brainstorming sul significato della parola bufala, abbiamo visto diverse sfumature e abbiamo naturalmente cercato di capire come mai quest'animale ha una tale reputazione. Evidentemente è sempre un buon lavoro, come dire, concentrare un po' di attenzione sul lessico, no? Sulla terminologia, sull'origine delle parole e dei significati. Come ulteriore passaggio, sempre, quindi lavoro sulle preconoscenze, sui preconcetti, sui pregiudizi. Vi ho proposto naturalmente di fare questo lavoro di lettura critica di alcune fotografie, di 6 fotografie. Il passaggio successivo è stato quello di chiedervi di illustrare brevemente eventuali strategie, metodologie di verifica, no? Di verifica e valutazione delle fonti. E naturalmente queste sono state alcune delle vostre risposte che sono arrivate. Bene, adesso io in questa seconda parte vi vorrei proporre delle riflessioni e anche qualche piccola dimostrazione di come si può strutturare una prima base propedeutica quindi un esercizio, diciamo, per cominciare a prendere, per cominciare, per avviare un percorso di valutazione, no, delle fonti. E per comodità, ve l'avevo anche un po' anche annunciato, no, nelle lezioni precedenti, riparto da questo schemino che vi ho proposto nel primo incontro, no? Quando dobbiamo imparare qualche cosa su qualcosa che non sappiamo, in quel caso era il carnevale, noi abbiamo la possibilità certamente di fare esperienza, in mancanza della possibilità di fare esperienza, ci rivolgiamo a un esperto, quindi ci rivolgiamo agli insegnanti o ai medici o insomma, a chi ne sa più di noi, in qualche modo reputiamo che ne sappia più di noi, oppure possiamo evidentemente confrontarci nei gruppi sociali. L'altra opzione è quella di informarsi. Allora, quando noi veniamo raggiunti da un'immagine come una di quelle che vi ho condiviso, che vi ho chiesto di commentare, quando la riceviamo sulla chat di WhatsApp,
quanti secondi ci diamo di tempo per valutare la fonte prima di condividerla come se non ci fosse un domani, no? Normalmente il tempo dedicato alla valutazione sarà di 3 o 4 secondi. Evidentemente fare una verifica dell'attendibilità, della qualità di una fonte è un lavoro che richiede molta pazienza. Soprattutto è un lavoro che va, che è un lavoro, è un impegno, è una procedura che va scoperta, va maturata. Noi, anche forse un po' per natura, siamo portati ad agire anche istintivamente, no? Di fronte, soprattutto davanti al pericolo. Abbiamo delle risposte magari codificate, che ci portano ad agire d'impulso, senza ragionare troppo, senza usare troppo la logica. Allora, usare la logica, fare la verifica di una fonte informativa, richiede appunto, richiede cioè l'esperienza del processo di valutazione. Per cui so che se mi arriva un'immagine discutibile su WhatsApp, grosso modo, a furia di aver fatto debugging, adesso so che dopo aver imparato a fare debunking, so che mi ci vogliono 2 o 3 minuti per arrivare magari a scoprire come dire, delle notizie oggettivamente, come dire, indiscutibili che mi danno poi delle certezze, appunto, no? Sull'opinione che mi posso fare. Allora, ed è chiaro che potrei, nel momento in cui ricevo la fotografia su WhatsApp, se sono un bambino, sono un ragazzo, potrei chiedere al genitore, se sono con i genitori e se mi fido dei genitori, soprattutto se sono in buoni rapporti, oppure posso chiedere agli amici. Certamente mi posso informare. Dal momento che ho un telefonino in mano connesso alla rete, che ne so, ho 10 anni, 11 anni, i genitori già mi hanno regalato il telefonino è connesso alla rete, a questo punto io mi posso già informare da solo, non c'è bisogno che chiedo a nessuno di fatto. Come si comporta un ragazzo, come ci comportiamo se riceviamo un'immagine come quelle appunto che vi ho condiviso, se la riceviamo su una chat. Bene, provo a fare un esempio proprio terra a terra. Apro un browser, quindi anche sul telefonino in realtà apro un browser, un'applicazione che faccia da browser. Avrò un motore di ricerca, in questo caso io Ecosia, ma lo cambio perché questo è già, come dire, Ecosia è già una mia scelta, no? Di solito di default tutti abbiamo Google. Quindi quando apriamo un browser, il browser automaticamente va su Google, e dentro Google, e noi dobbiamo cercare qualcosa che ci dica, che ci aggiunga, della conoscenza rispetto all'idea che ci siamo fatti sull'immagine del topo, no? Del topo. Bene, un bambino, un ragazzo potrebbe scrivere topo. Se scrive topo, quindi usa, come dire, una parola chiave alfabetica, scrive topo, naturalmente su Google vengono fuori tutte notizie relative ai topi. Se si sposta sul tab immagini, no, di Google, troverà dei topi che non c'entrano niente con quell'immagine che qualcuno gli ha mandato sulla chat. Per cui potrebbe al limite eventualmente anche cercare con serpente. Vediamo un po', cerco con serpente e naturalmente non verrà fuori nulla, non verrà. Allora, l'ho verificato di persona facendo questi laboratori a centinaia di bambini e ragazzi, proprio, forse migliaia addirittura in questi anni. E non è affatto scontato che i bambini e i ragazzi trovino le parole chiave adatte. Le parole chiave alfabetiche adatte a tirar su, no, come si dice, appunto, a tirar su il risultato pertinente. Non è affatto scontato. Per cui non è affatto scontato che un bambino scriva topo serpente, per dire. Proviamo a scrivere topo serpente e vediamo un po' che cosa salta fuori. Ecco, se scrivo topo serpente, Google, per una qualche motivo, ovvero un qualche motivo che per noi può essere anche appunto oscuro, cioè non sappiamo come funziona l'algoritmo del motore di ricerca Google, però vedete ci dà tra i risultati nel tab tutti, ci dà già l'immagine. Se andiamo
su immagini, perché ci interessa appunto cercare le immagini, vedete, troveremo tante altre fotografie, ma la prima naturalmente è topo serpente. E il topo serpente, perché viene fuori il topo serpente? Perché nel titolo di questo articolo che contiene la foto, evidentemente compare la parola topo serpente. E se avessi scritto serpente velenoso, naturalmente non sarebbe venuta fuori. Se avessi scritto topo peloso, non sarebbe venuto fuori niente. Topo lungo, non sarebbe venuto fuori niente. Bene, ho scritto topo serpente, la foto è venuta fuori ed in effetti a questo punto posso già sapere qualche cosa. Se vado nel dettaglio di questo articolo, mi posso leggere naturalmente tutto quello che mi racconta e farmi un'idea se si tratta di una cosa vera o si tratta di una cosa falsa. Allora, questo è il comportamento che adottiamo noi. Ne cerchiamo una di fonte, un bambino, un ragazzo ne troverà una di fonte, leggerà questa se ha voglia e tempo, se qualcuno gli ha anche insegnato a farlo, e si farà un'idea. Mediamente ci vogliono 5-10 minuti per riuscire a decodificare un testo come questo, eh? Bisogna naturalmente poi saper leggere tanti altri elementi di questa pagina web. Questa lettura della pagina web complessiva è il compito che voi dovete assegnare ai ragazzi, è l'attività che voi dovete fare con i ragazzi. Quando fate attività di debunking, quando fate attività di verifica delle fonti, allora, insegnate intanto sicuramente ad utilizzare le parole chiave, ma quello che va fatto innanzitutto, dopo avergli sottoposta le immagini, è dirgli che devono cercare non una fonte, ma ne devono cercare almeno due che dicano che si tratta di una cosa vera e due che si tratta di una cosa falsa. Cioè, devono cercare non solo una fonte, perché poi tendenzialmente tutti siamo portati a cercare solo la fonte che ci dà ragione. Cioè, posso anche saper usare le parole chiave. Utilizzo le parole chiave, la prima fonte che trovo che mi dà ragione, perché mi ero fatto l'idea che si trattava di una cosa vera, la prendo per buona e chiudo il discorso. In realtà, dal punto di vista didattico, dell'insegnamento, quindi dell'educazione anche, a maneggiare le fonti informative, quindi a valutarne l'affidabilità, l'attendibilità, no? La credibilità. Va fatto questo esercizio, questo tipo di mentalità, questo approccio critico si matura confrontando più fonti. Per cui ecco, devo, come già qualcuno di voi ha detto naturalmente nel brainstorming, devo provare a cercare due fonti che mi dicono che si tratta di una cosa vera, due fonti che mi dicono che si tratta di una cosa falsa. Allora, se io ricerco di nuovo utilizzando solo la parola chiave, topo serpente, trovo una fonte, che mi dice qualche cosa. In questo caso trovo la fotografia e trovo anche l'articolo, eh? Ma poi come faccio a trovare le altre tre fonti che il prof o la maestra mi hanno detto che devo cercare per forza? Perché tu, fino a prova contraria, io sono dentro la scuola e dentro la scuola mi vengono affidati dei compiti che sono anche delle simulazioni, no, della realtà. Sono dei compiti di realtà, come dire, che ci allenano, no, che ci fanno esercitare nello spirito critico, ma che appunto non è detto che poi nella quotidianità vengano automaticamente utilizzati. Anzi, direi spesso no. Quindi nella scuola noi abbiamo l'opportunità di fare questo esercizio. La prof, la maestra ci ha detto che dobbiamo trovare quattro fonti e adesso io come faccio a trovare queste quattro fonti? Bene, ripeto, se scrivo solo parole chiave vengono fuori dei risultati un po' troppo poco pertinenti e forse anche poco rilevanti, eh? Se sfoglio così rapidamente, questi non sono né pertinenti né rilevanti. Per trovare quattro fonti pertinenti ed eventualmente rilevanti e soprattutto che dicano, due che dicano che si tratta di una cosa vera e due che dicano che si tratta di una cosa falsa, cosa faccio? Clicco sull'immagine, che è l'immagine che davvero effettivamente corrisponde a quella che la prof mi ha sottoposto. Dopo che l'ho visualizzata in modalità, vedete, più grande, tasto destro, copio l'indirizzo dell'immagine.
copio l'indirizzo dell'immagine, attenzione, e torno, per comodità anche di dimostrazione, ora torno sulla pagina principale di Google. Allora, sulla pagina principale di Google io posso inserire parole, posso inserire parole, addirittura le posso dettare con il microfono, ma vengono anche la voce viene tradotta in formato alfabetico, naturalmente. Bene, in alto a destra, lo sapete, c'è il pulsante immagini. Se cliccate su immagini, vedete la casellina di ricerca sembra sempre la stessa, in realtà è comparsa anche una macchinetta fotografica. Se voi cliccate sulla macchinetta fotografica, viene fuori la scritta ricerca tramite immagine. Praticamente si chiama ricerca inversa. Ricerca inversa per immagine, invece che cercare con il testo, cerco con l'immagine. Quindi clicco sulla macchina fotografica, mi propone o di incollare l'indirizzo che ho in memoria oppure di caricare un'immagine dal computer. Io potrei fare entrambe le cose ora, però siccome ho copiato poco fa dall'immagine, ho copiato l'indirizzo, vedete, lo incollo con il tasto destro e ricerco. A questo punto faccio partire la ricerca. E i risultati adesso non sono più migliaia e soprattutto impertinenti e irrilevanti. Stavolta i risultati sono 272, lo vedete qua in alto a sinistra. E se li sfogliate un attimo, a parte adesso queste immagini, dopo sotto voi trovate solo siti che hanno quell'immagine incorporata. Vedete tutti i siti che io trovo, tutte le pagine che io sfoglio dalla prima all'ultima, hanno quell'immagine lì. Quindi su 272 risultati, riuscirò a trovare due fonti che mi dicono che si tratta di una cosa vera, che due fonti che si tratta di una cosa falsa? Assolutamente sì. Prendiamo ad esempio la prima. Allora, questa qua. Il Fatto Quotidiano ci dice che ecco il primo topo serpente, animale creato in laboratorio. Allora, direttamente dall'Australia arriva il primo topo serpente creato in laboratorio da alcuni ricercatori di Melbourne. Allora, io non vado avanti nella lettura perché dal momento che già me lo dice il Fatto Quotidiano, che non è un giornale di fake news, io adesso sono veramente nel pallone. Il Fatto Quotidiano mi dice che si tratta di una cosa vera che arriva da Melbourne. E già io mi sento male, mi sento, oddio, questa cosa è vera, non è falsa. Allora, io mi ero fatta l'idea che si trattava di una cosa falsa, ma già è vera. Però attenzione, la prof mi ha detto che devo cercare due fonti vere e due fonti false. Adesso vedo che in chat qualcuno comincia a scrivere, probabilmente ribellandosi a questa mia lettura un po' contorta, no? Però ecco, la prof mi ha detto che io devo copiare per ogni fonte che cerco, quindi per ogni sito, devo copiare, vado ad esempio, prendo questo adesso, devo copiare il nome del portale, quindi che ne so, tipo qua, le perle del cuore, devo quindi copiare, adesso vi apro un file in cui lo metto a caratteri grandi, questo elenco di requisiti. Allora, la prof mi ha detto che devo trovare due fonti vere, e due fonti false. Prendete questi miei appunti come cose che dovreste fare anche con i vostri ragazzi. Adesso io lo ingrandisco questa cosa qua, due fonti vere e due fonti false. Allora, poi di ogni fonte bisogna avere il titolo dell'articolo, l'autore dell'articolo, la data, eventualmente una sintesi, lettura e sintesi. Allora, prendiamo titolo dell'articolo, autore e data. Volendo, potreste anche chiedere ai ragazzi di mettere il nome della testata, no? Del giornale, eventualmente, della fonte, perché non è detto che corrisponda a quella dell'articolo. Vedete, io già in questo modo do ai ragazzi delle indicazioni precise su quali sono gli elementi che devono assolutamente rintracciare nella fonte che stanno consultando per fare una prima valutazione, senza avere, come dire, se non,
Normalmente quando noi consultiamo il web difficilmente andiamo a vedere l'autore, difficilmente andiamo a vedere la data. Vi posso garantire che ci sono migliaia, centinaia di migliaia di siti che purtroppo non mettono la data negli articoli che postano, neanche quando si tratta di siti di informazione talvolta, eh. E la data è un elemento fondamentale per la valutazione di una fonte. La data è un elemento fondamentale perché consente anche una ricostruzione cronologica dell'informazione che io sto ricevendo. Naturalmente è molto importante l'autore. Se c'è, spesso online noi sappiamo che le notizie possono essere anche dei nickname, no? A proporcene. Come è importante che ci sia naturalmente un titolo. Allora, io non vi propongo molti altri requisiti fondamentali di qualsiasi informazione. Già questi tre, titolo dell'articolo, autore e data, per me sono già tre elementi fondamentali. Volendo, possiamo aggiungere, dopo aver letto la sintesi, dopo aver fatto una sintesi, di indicare qual è il luogo in cui si svolge l'azione, no? In cui si svolge la storia eventualmente che stiamo leggendo. Bene, però ripeto, per me già questi tre elementi, sono titolo dell'articolo, autore e data, sono assolutamente tre elementi sui quali bisognerebbe lavorare tantissimo, perché non sono affatto scontati. Online ancora siamo all'inizio, la storia del web è veramente all'inizio, quindi non c'è ancora l'abitudine a descrivere le fonti informative con metadati che abbiano davvero una durata, che siano di lungo periodo. Per farvi un esempio, all'inizio della stampa a caratteri mobili, i libri continuavano ad essere stampati senza titolo, senza autore, perché l'autore proprio non esisteva come figura sociale, senza titolo, senza autore, senza numero delle pagine, senza indice. I primi 50 anni più o meno sono andati avanti così. Poi a un certo punto il frontespizio è diventato un elemento del libro che si è consolidato e che utilizziamo ancora oggi. Quando vogliamo sapere qualcosa intorno al contenuto o alla responsabilità di un libro, noi andiamo sempre a controllare il frontespizio. Sul web questa cosa non c'è ancora, probabilmente bisognerà aspettare altri 50 anni prima che tutti i contributori sul web, come dire, imparino ad utilizzare degli elementi descrittivi dell'informazione che siano davvero di qualità. Allora, anche se noi sul web adesso appunto non li troviamo, questi elementi, per cui a maggior ragione vanno valutati. Tutte le volte che noi non troviamo date, non troviamo informazioni, dobbiamo assolutamente accendere la lampadina dello spirito critico. Adesso, per tornare un attimo sulla prima fonte che avevo consultato, naturalmente voi qua capite che questo non è il fatto quotidiano, no? Voi capite che è il fatto quotidiano. C'è già nel titolo, vedete, come dire, una trappola, eh? Spesso le fake news, vedete, hanno proprio queste caratteristiche. Parole sbagliate oppure parole scritte in maiuscolo all'interno del titolo. Questo è un modo veramente, come dire, anche maleducato, no? Di esprimersi, no? Scrivere in maiuscolo è come urlare, per cui animale creato in laboratorio, no? Ecco, vedete, lo riprende di continuo. Quindi è chiaro che già questa fonte, senza neanche leggere che cosa c'è scritto qua, mi dovrebbe far indispettire, già semplicemente per il fatto che c'è il maiuscolo. Appunto, poi c'è una data, certo, qua c'è la data, c'è l'autore c'è, potrei andare ad esempio a controllare che tipo di notizie pubblica Alvaro Porfido. Potrei andare a fare questo controllo e probabilmente tutte queste notizie che ci sono elencate qua sotto sono delle fake news. Ci sono delle vere, c'è cioè una vera e propria fabbrica di fake news, che di solito appunto rilascia prodotti fatti in questo modo. Bene. Ora, io vi ho fatto vedere, partendo appunto da qui, la differenza tra ricerca per parole chiave, ricerca alfabetica,
e ricerca tramite invece immagine, no? Topo serpente funziona così, se vado su immagini invece ho la ricerca inversa. Bene, allora la ricerca inversa è molto comoda perché, soprattutto con le immagini sui telefonini, è un attimo appunto scaricare l'immagine e caricarla tramite appunto un'applicazione che consente di fare questo giochino. E in 4 e 48 si riescono a raggiungere appunto decine, centinaia di fonti. Allora, un'altra cosa interessante che si può fare, sempre su questo, allora copio l'indirizzo dell'immagine, sempre sui risultati che otteniamo con la ricerca inversa tramite immagine, è questa. Allora, abbiamo detto, abbiamo trovato 272 risultati. Come faccio a sapere la prima data in cui è stata pubblicata questa fotografia? Posso fare un filtro per data, appunto. In alto qua, al centro della pagina, c'è il pulsantino strumenti. Se clicco su strumenti, viene fuori un sottomenu in cui c'è la possibilità di impostare il periodo di riferimento. Adesso è impostato automaticamente su qualsiasi data, ma in realtà potrei filtrare per l'ultima ora, ultime 24 ore, settimana, mese, anno, oppure impostare un intervallo di date. Bene, se clicco su intervallo di date, voi dovete sapere che Google utilizza la sintassi americana per le date, per cui voi quando, se volete fare una ricerca, ad esempio, dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, voi dovete utilizzare questa sintassi 01 che sta per gennaio, 01 che sta a 1º di gennaio 2009. Dopodiché, per indicare il mese, dovete mettere di nuovo 12 che sta per dicembre, 31, 2009. Una volta che ho impostato questo range di date, faccio la ricerca e vado a verificare se questa foto esisteva già al tempo. E come vedete non c'è, questa foto qua mi dice che non riesce a trovarla. A questo punto cambio l'intervallo di date, metto 2010. Questa è un'operazione che ci vuole davvero qualche secondo per farla, ricostruire storicamente. Ecco, vedete, già nel 2010 questa foto compare. Compare in due siti che non sono italiani, uno probabilmente è portoghese, sono due siti portoghesi, probabilmente di lingua portoghese, o sbaglio, non lo so. Ecco, e vedete, già capisco che l'origine di questa fonte non è affatto in Italia, è il Fatto Quotidiano che mi dice che il topo serpente viene dall'Australia, evidentemente diventa già. Viene già smascherato subito, insomma, ecco, si capisce che c'è già qualcosa che non va. Man mano che io vado avanti con lo snocciolamento delle date, naturalmente, probabilmente aumentano i siti che la propongono. No, fino al 2011 ancora sono sempre due. Allora a questo punto provo a fare 2015, vediamo se per il 2015 cambia qualcosa. Ecco, vedete, già nel 2015 i siti sono già di più, ma parliamo sempre di siti che si contano sulle dita di una mano, più o meno. Quindi evidentemente è una notizia nata nel 2010 che poi si è viralizzata nel corso del tempo. Talvolta le fake news scompaiono per poi riemergere carsicamente, no? Quando meno te l'aspetti, sostanzialmente. E quindi anche lì, appunto, la storia, la leggenda metropolitana non ha un contesto, un luogo ben preciso. Se è fatta bene, se, come dire, la fake news è fatta bene, difficilmente scompare, difficilmente viene estirpata, perché riesce a riciclarsi di continuo. Allora, fino a qua vi ho fatto vedere ricerca per parole e ricerca tramite immagini. Adesso vi faccio vedere l'ultimo passaggio, che è quello della ricerca tramite video. Allora, la ricerca tramite video è interessante perché è proposta da Amnesty International.
E si chiama, voi per poterla trovare cercate su Google YouTube Data Viewer. Eh? No, scusate, così si scrive. Cercate YouTube Data Viewer. Il primo sito si chiama Extract Metadata. In realtà il nome del sito è questo, eh? Amnesty USA, vedete, .org. Clicco su Extract Metadata e viene fuori il logo dell'organizzazione che evidentemente ha costruito questo motore di ricerca proprio perché gli arrivano di continuo video per i quali non possono assolutamente mettere la mano sul fuoco che si tratta di una cosa vera o di una cosa falsa, che quindi hanno bisogno di smontare per capire se ci sono delle manipolazioni. Quindi che cosa fa Amnesty International? Sostanzialmente gli arriva il link a un video in cui c'è una scena in cui i diritti umani sono calpestati. Prima di condividerlo con il resto del mondo e di denunciare l'accaduto, naturalmente fa un'indagine. Una delle prime cose che fa è verificare se questo link, appunto, ha delle manipolazioni. Per farvi un esempio, io utilizzo un esempio proprio terra-terra, non vado a prendere esempi adesso di situazioni critiche, anzi, mi facilito proprio la vita il più possibile. Cerco YouTube e su YouTube vado a prendere un video di un cantante. Prendo questo, Sfera e Basta, perché è un trapper molto amato dai ragazzi. Bene. Allora, mi arriva questo video di Sfera Ebbasta. Voglio controllare perché potrebbe esserci qualche manipolazione. Allora, il link del video è questo qua in alto. Quindi io lo copio, torno sulla pagina di Amnesty International, incollo il link del video qua dentro e clicco su Go. Che cosa fa YouTube Data Viewer? Praticamente scompone in fotogrammi alcuni pezzi del video. E dopodiché mi attiva, vedete, la ricerca inversa per immagini. Per cui ecco, se penso che ci sia qualche problema su questa fotografia, su questa o su quest'altra, posso andare a, facendo la ricerca inversa per immagini, a verificare se è già stata utilizzata eventualmente da altri siti, se proviene da altre fonti quelle immagini lì. Allora, in questo caso, vedete, non c'è nulla che corrisponda a quell'immagine. Bene, torno di qua, proviamo con la prima invece. Proviamo a vedere se questo fotogramma, in cui c'è Sfera Ebbasta, sia già stato utilizzato in altri contesti. Clicco su Reverse Image Search. Vedete, questo fotogramma è stato utilizzato decine, centinaia di volte. Per cui non c'è solo nel video, c'è qualcuno l'ha anche, come dire, quel video lì l'ha smontato, ha preso una singola immagine e poi l'ha fatta girare anche in mille altre fonti. Allora, io adesso non posso naturalmente sapere poi nel dettaglio che cosa fanno quelli di Amnesty International, però come fonte direi, ecco, da fare vedere anche i ragazzi in termini di cittadinanza, a me pare davvero prestigiosa, se non altro, è in grado, come dire, di farci venire in mente che tutte le volte che ci arriva un'immagine, che ci arriva un video, noi dobbiamo sempre usare lo spirito critico perché potrebbero esserci problemi anche piuttosto gravi. Allora, a questo proposito, io questo gli esempi li ho trovati su una fonte che vi faccio vedere subito. Per semplificare, vado sempre su Google e su Google scrivo Verification Handbook, il manuale della verifica. È un manuale di 5-6 anni fa, tradotto anche in italiano e prodotto da giornalisti, insomma, di livello internazionale. Clicco sul manuale di verifica, tradotto in italiano. E se, vabbè, provo a cliccare sul primo, ecco, facciamo così, apro quest'altro, eccolo qua.
Allora, il secondo link non ha voluto funzionare. Vediamo un po' se rifà. No, non fa. Va bene, pazienza. Quindi, questo è il Verification Handbook, si trova disponibile in più lingue. Vedete, greco, francese, portoghese, inglese naturalmente e anche italiano. E anche italiano. Allora, c'è anche il sito in realtà. Voi su questo manuale. Però no, adesso provo a fare questo lavoro. Scusate un attimo, la prima volta che mi succede. Proviamo a vedere. No, così non me lo cambia il dominio. Provo a tornare di qua e andare sul sito di Wired, che è una rivista che probabilmente voi conoscete e che ne ha già parlato appunto qualche anno fa e che magari mi dà il link alla versione italiana, del sito, perché da qua dentro la memo faccio fatica a raggiungerlo. No, niente, mi dà sempre la versione in inglese e la versione in italiano. Ma forse la raggiungo da qua. Eccolo qua. Scusate, ho fatto un po' un giro, un contorto, ma alla fine sono arrivato alla traduzione in italiano. Allora, questa fonte qua è davvero straordinaria per trovare non solo casi di studio da utilizzare per la vostra didattica, ce ne sono davvero di clamorosi, proprio ma poi alla fine trovate anche al capitolo 10, gli strumenti per la verifica. Per verificare l'identità ci sono tutti questi strumenti online. Per verificare le località avete questi altri strumenti. Per verificare le immagini, noi abbiamo visto solo proprio il minimo, ce ne sono alcuni che sono naturalmente super professionali di siti che fanno questo lavoro, anche gratuitamente. E poi vedete altri strumenti utili, in cui naturalmente ci sono anche indicate gli strumenti per fare la valutazione dei video. E quindi, ripeto, io adesso non entro più nel dettaglio di questo manuale, come fonte però è ancora straordinariamente ricca di spunti. Usatela eventualmente per la vostra didattica. Allora, mi fermerei qua, per quanto riguarda gli spunti, diciamo, di lavoro sulle fake news. Ma abbiamo detto, non si tratta solo di valutare fake news, si tratta anche di valutare fonti buone, cioè nel senso se abbiamo due fonti buone, vogliamo scegliere qual è quella più buona dell'altra, cominciamo dagli elementi diciamo esterni, quindi titolo, data, autore, eccetera, e poi passiamo al contenuto naturalmente. La verifica e la valutazione è un processo davvero complicatissimo che non può essere illustrato né in questa lezione né dentro la scuola con in un giorno solo o in un'ora sola. Cioè la valutazione, la verifica, la valutazione della fonte praticamente deve essere un processo di apprendimento che dura tutta la vita. Soprattutto online oggi non ci si può assolutamente arrendere ai primi rudimenti. Bisogna assolutamente approfondire il più possibile. Allora, per concludere, dopodiché finiamo anche con un po' di anticipo oggi. Penso almeno, a meno che non ci siano domande o altre necessità, vado sulla cartella nella nostra cartella di lavoro, in cui trovate naturalmente tutti i materiali che stiamo producendo, e qua dentro, oltre alle slide, voi trovate anche il programma la scheda, diciamo, di progetto della lezione di oggi. Ci clicco sopra, la apro. E vedete come le altre schede che abbiamo già visionato nelle lezioni scorse, c'è un titolo, i destinatari di questo laboratorio naturalmente siete voi, l'ordine e il grado di scuola in cui è applicabile il contenuto più o meno di quello che abbiamo fatto oggi è davvero trasversale, non c'è, vale anche con gli adulti, e il contenuto, la descrizione, va bene, sono 2 ore di lezione, circa 2 ore di lezione che rappresentano sostanzialmente un compito di realtà, che serve appunto per riconoscere gli elementi di base di un'informazione sbagliata o manipolata. La metodologia ormai avete capito, si fa un po' di brainstorming, un po' di collaborazione, dopodiché c'è la mia lezione frontale, con degli esempi, valutazione, risorse usate, dopodiché arriviamo alla mappatura delle competenze. Allora, la mappatura delle competenze. In blu trovate sempre il lavoro che stiamo facendo bibliotecari e insegnanti insieme come, diciamo, ricerca di un'ipotesi su un'ipotesi di curriculum. Ne parleremo
cioè meglio e approfonditamente nell'ultima lezione. Vedete, e qui diciamo sostanzialmente questo: sulla base della provenienza del bisogno, l'adolescente, il ragazzo, lo studente, l'adulto deve essere in grado di valutare con accuratezza, di valutare accuratezza, autorevolezza, rilevanza, pertinenza, validità e variabilità di un'immagine. Questi sono tutti i valori sui quali voi potete dedicare delle lezioni, evidentemente. Dopodiché scendiamo, diciamo, nella documentazione istituzionale. La raccomandazione europea in questo caso naturalmente impatta almeno su queste tre aree, su queste tre competenze. Parliamo di competenza digitale, imparare ad imparare e consapevolezza culturale. Dopodiché, nelle indicazioni nazionali, gli obiettivi sulle indicazioni nazionali su questo tema non sono proprio tanto chiari, non sono tanto espliciti. Infatti non è un caso che a un certo punto è venuta fuori la legge 20 agosto 2019, perché all'interno dei traguardi scolastici non c'era specificato tanto intorno a questa esigenza della nel primo comma della legge noi troviamo in riferimento ad analisi, confronto e valutazione della credibilità e dell'affidabilità delle fonti. Quindi la legge dice che dobbiamo lavorare su questo, poi che dobbiamo lavorare sull'interazione attraverso varie tecnologie digitali, e individuazione dei mezzi e delle forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. Naturalmente, se facciamo fact checking, noi dobbiamo tenerle in mente le tecnologie digitali che intendiamo utilizzare. Conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali ed essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Ecco, direi che almeno questi quattro punti sono assolutamente ancorabili a un'esperienza, a un laboratorio, a una descrizione, a una dimostrazione come quella che ho fatto io oggi con voi. Di sotto, e poi di seguito trovate naturalmente alcuni riferimenti a delle fonti che vi consiglio di leggere su questi temi per uscire un po' fuori, diciamo, dalla retorica, soprattutto degli ultimi anni, in cui si parla di fake news sempre e solo in termini giornalistici. Vi consiglio la lettura di questo grandissimo libro. Vi consiglio la lettura di questo libro del 1996 ormai, si intitola Falsari e critici. Creatività e finzione nella tradizione letteraria occidentale è un libro bellissimo che vi schiuderà un sacco di, vi aprirà un sacco di finestre di riflessioni, insomma. Con questo io oggi mi fermo, spero di non avervi tramortito troppo, interrompo la condivisione e torno in aula. Dopodiché, intanto, vi mando un saluto senza dubbio, e ci vediamo al prossimo incontro previsto per lunedì pomeriggio. La registrazione poi la fermeremo qua e quindi se qualcuno intanto mi vuole fare qualche domanda, sono qua disponibile fino alle 5 senza meno. Grazie a tutte e a tutti intanto. Se non ci sono domande, naturalmente possiamo anche, chiedo alle colleghe di terminare la registrazione e di rinviare alla prossimo incontro. Grazie, grazie, grazie a tutte e a tutti. Ok.